ottobre io e Cristina ci sposiamo. Queste sono le partecipazioni che per l'ennesima volta mi diamo di fare. Però poi riflettendo mi sono detto che questo non era un regalo per Cristina, ma più un regalo per me, che dal 3 marzo 2020, dato cui ci siamo messi insieme, ho sperato di giungere a questo momento che abbiamo già rimandato 3 volte. E allora, qual è il regalo da fare a Cristina? Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene più ancora del proprio. E in questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare.